Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere altri tre test d'ingresso disciplina matematica, test d'ingresso all'università. Come sempre voi ricordatevi di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, avanzate anche richieste. Il primo quesito che vi propongo è questo. L'espressione x alla seconda più y alla seconda meno 2xy meno 1 può essere riscritta nella forma e abbiamo le classiche 5 alternative A, B, C, D, E. Consiglio di fermare il video sia per leggere con calma ciò che è presente nelle 5 alternative che per provare a risolvere autonomamente il quesito, mi raccomando. Allora, analizzando di per sé l'espressione, mi concentro sui primi tre monomi che la vanno a costituire. X alla seconda, il quadrato di x, più y alla seconda, meno due volte x per y. Ricorro al prodotto notevole che mi permette di riscrivere un trinomio che ha questa forma, dove è presente un quadrato, quadrato di a per capirci, quadrato di b, meno due volte il prodotto tra quel monomio termine elevato al quadrato e l'altro. Questo prodotto notevole mi porta al quadrato di un binomio. Quel trinomio altro non è che lo sviluppo del quadrato di un binomio del tipo a meno b. A è x, quindi il primo termine elevato al quadrato è x, il secondo termine è y e meno 2xy va a costituire il doppio prodotto. Quindi il trinomio lo possiamo scrivere come il quadrato della differenza tra x ed y. E se guardiamo, tra le alternative è presente questa ed è quella alla B, alla lettera B. Quindi l'alternativa corretta è la B. Continuiamo a parlare di algebra, non facciamoci abbindolare a volte dalla semplicità del quesito. Dati i seguenti monomi e abbiamo tre monomi. 10xy alla seconda, 15x alla seconda yz, 10x alla seconda y alla seconda z alla seconda. Ci viene chiesto di determinare il minimo comune multiplo tra questi. Allora, vi ricordo che il minimo comune multiplo si determina in che termini? Beh, è un monomio che ha come coefficiente numerico il minimo comune multiplo tra i coefficienti numerici dei monomi di cui si sta cercando e come parte letterale, beh, tutte quelle che sono le lettere non comuni o non comuni, quindi si va a prendere una qualunque lettera, basta che essa compaia anche solo una volta in uno solo, anche solo in uno solo dei monomi presenti, e a parità di lettera si va a scegliere l'esponente maggiore. Allora io rapidamente qui calcolerei il minimo comune multiplo. I coefficienti numerici sono 5, 15 e 10. Ho scritto per righe i vari monomi, quindi per esempio il primo è x, y alla seconda, z non c'è, esponente 0, sottinteso z alla 0 pari a 1, così il secondo, x alla seconda, y alla prima, z alla prima, e il terzo, x alla seconda, y alla seconda, z alla seconda. Calcolo il minimo comune multiplo tra i coefficienti numerici, eccoli qua. Tra 5, 10 e 15 il più piccolo multiplo comune è 30. Tra x, x alla seconda e x alla seconda prendo certo x con esponente 2. 2, 1, 2 sono gli esponenti di y, scelgo 2 che è il maggiore. E tra 0, 1 e 2 scelgo 2. Quindi il minimo comune multiplo è 30, x alla seconda, y alla seconda, z alla seconda. È l'alternativa B. Quest'ultimo test per oggi è di per sé un test legato alle definizioni, alla definizione del grado di un polinomio. Il grado di un polinomio, ovviamente ordinato, ridotto a forma normale, quindi eseguite tutte le addizioni, addizioni o sottrazioni, applicate le proprietà delle potenze ove necessario, quindi ragioniamo su un monomio ridotto alla sua forma normale, che si presenta alla sua forma normale. Il grado di un polinomio è pari al grado del monomio che lo costituisce, che ha grado più elevato.
Quindi si analizzano i singoli monomi che lo vanno a costituire, si valuta quello che ha il grado più elevato, questo diventa grado del polinomio. Qui si tratta di gradi in generale, non rispetto a una certa variabile, perché se guardiamo ad esempio la variabile x, il grado è 3, abbiamo un 3, un 2, un 1, il valore più elevato è 3, quindi il grado sarebbe 3. Rispetto a y è comunque di terzo grado, abbiamo un 1, un 2 e un 3. Il grado invece complessivo, analizziamo i monomi che lo costituiscono. Il primo è di terzo grado, il secondo 2 più 1, sommo gli esponenti lettera per lettera è 3, così il terzo 1 più 2 è 3 e così l'ultimo 3. Il grado complessivo di questo polinomio è 3. L'alternativa corretta quindi è la A. Ecco, risolti questi tre quesiti, direi che questo video si può concludere, insomma, per oggi posso concludere. Vi ringrazio ovviamente per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.